Vi ricordate di Dreambird, il linguaggio di programmazione perfetto? Se non sapete di cosa sto parlando, andate immediatamente, subito, a ripescare questo video. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Vlog. Io sono Valerio e oggi vediamo come si è evoluto Dreambird in questo ultimo anno. Se volete altri video come questo e non solo, iscrivetevi al canale, spolliciate questo video e se volete potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. E adesso ci mettiamo al computer e vediamo i progressi del linguaggio di programmazione perfetto che ha fatto in questo anno, il nostro Dreambird. Andiamo a vedere. La prima cosa che possiamo notare è che in questo anno ha fatto un passo importante. Ha un sito internet. Sì, sono 4-5 righe, ma ha un sito internet in cui ci dice che possiamo andare sul loro repository GitHub. C'è un link per questo Dreambird Vision Pro, di cui ne parleremo dopo. Vabbè, ci sono altri link. Andiamo sul repository GitHub. Sembra che sia stato aggiornato per l'ultima volta 4 giorni fa, almeno per il contenuto di questa directory. Poi per il resto più o meno si è fermato un anno fa, 4 mesi fa. Vabbè, è stato aggiornato, diciamo. Allora, sembra che sia cambiato il logo. Ogni volta che apro questo GitHub il logo è diverso. Infatti, se vi ricordate, l'anno scorso il logo era questo. Adesso è questo qua. Va bene. Allora, andiamo a vedere le feature che ci stanno. Magari cerco di zoomare un pochettino. Allora, per quanto riguarda i terminatori di riga, mi ricordo che anche l'altra volta erano i punti esclamativi. C'è anche il punto interrogativo, che secondo loro punta informazione di debug. Vabbè. L'operatore not è il punto e virgola. Vabbè, fin qua sembra che non sia cambiato niente. Andiamo a vedere quello che riguarda le dichiarazioni delle variabili o delle costanti. E anche qua c'è const const, const var, var const e var var. Tutto come l'altra volta. Const const, const var, var const, var var. Per quanto riguarda il nome delle variabili, possiamo utilizzare qualunque carattere Unicode o una stringa. Possono includere qualsiasi carattere Unicode. Possiamo utilizzare anche i numeri. Ok. Come posso assegnare 5 uguale a 4? Ok. Quando riguarda gli array, sembra che non sia cambiato nulla. Gli array partono da meno 1. Invece questo linguaggio non parte né da 0 né da 1, ma parte da meno 1. Cioè, il primo elemento di un array è l'indice meno 1. Beh, il costrutto when, guarda, il costrutto when è una cosa che io ho sempre sognato avere un linguaggio di programmazione. Eseguito questo controllo ogni qualvolta che la variabile cambia. È una cosa simpatica. I lifetimes, non mi ricordo di aver affrontato il lifetime nell'altro video. Potete indicare che quella variabile durerà per sole 2 righe di codice. Possiamo utilizzare i numeri negativi, quindi con meno 1, per ottenere lo stesso effetto che si ha con il variable hoisting. Che è, per chi non lo sapesse, JavaScript ha il variable hoisting. Ne avevo parlato in questo video. Azioni non ce ne sono. Perfetto, possiamo andare avanti. Allora, per installare il Dreambird sulla linea di comando, deve avere il Dreambird installer. Se installare il Dreambird installer, devi installare il Dreambird installer installer. Ha molto senso. Per il boolean abbiamo vero, falso e forse. Perché limitarsi a un mondo binario? Se vi ricordate, le aritmetiche non si usano le parentesi, ma per dare precedenza agli operatori bisogna utilizzare degli spazi vuoti. Quindi se tu fai questa roba qua, prima viene risolto il 2x3 e poi più 1 e quindi fa 7. Oppure in questo caso prima viene risolto 1 più 2 che fa 3 e poi la moltiplicazione che fa 9. Ha molto senso. Dreambird orgogliosamente supporta le frazioni, quindi se tu hai una variabile che la puoi chiamare mezzo, basta scrivere 1 diviso 2. Ma credo che questo facciano anche altri linguaggi. Oppure puoi utilizzare anche i nomi, quindi se tu vuoi fare 1 più 2 puoi scrivere 1 più 2. Le indentazioni devono essere a meno 3, va bene.
l'operatore di uguaglianza a parte uguale uguale è uguale uguale uguale, che per chi usa, diciamo, JavaScript sa cosa si intende dire con uguale uguale uguale. Loro supportano uguale 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 uguale. Perfetto. Diciamo, per le funzioni, per dichiarare le funzioni si possono utilizzare qualunque lettere della parola function. Quindi func, fun, fn, f, functi, c'è anche funion. Va bene. Le divisioni per zero si possono fare, restringono undefined, va bene. Per le stringhe si possono utilizzare i singoli apici e doppi apici, ma si possono utilizzare anche tre apici, diciamo un po' come in Python, se non ricordo male. Python sono tre apici o quattro, no, tre sono. Oppure puoi utilizzare roba tipo doppi apici e un apice, che sono sempre tre apici alla fine, giusto? Ah, perché infatti tu puoi aggiungere qualunque numero di apici. E anche niente, vabbè, poi... string interpolation, in alcuni linguaggi di programmazione viene chiamata f-string o template in base al linguaggio di programmazione. In molti linguaggi di programmazione si usa il dollaro, ma loro ti permettono di utilizzare la tua valuta preferita in base, suppongo, alla regione che si trova. Infatti, se siamo in Europa, come voi, che utilizzate l'euro, si mette dopo. Va bene, dai. I tipi sono opzionali, va bene. Equal special mi ricorda un modo per dichiarare le stringhe in modo tale che accettano un valore ben determinato da un'espressione regolare. Questa cosa secondo me dovrebbe avere molti linguaggi di programmazione per semplificare cosa può contenere una stringa. C'è la parola chiave previous. La parola chiave previous permette di risalire al valore precedente di una variabile. Invece next ti permette di vedere il futuro, nel senso che permette di votare questa stringa quando un valore successivo di score è disponibile. Anche la parola chiave corrente, che ti dice il valore corrente, ma penso che sia per completezza. Ok, la struttura dei file la possiamo saltare, come abbiamo visto l'altra volta. Anziché avere gli import agli export, molto simile a JavaScript, però qua lui lo dice, io lo voglio esportare in questo file preciso, va bene. Ci abbiamo le classi, per ogni classe può avere una sola istanza, va bene, molto, diciamo, riduttivo, va bene. Possiamo ottenere il tempo, abbiamo la parola chiave delete, che permette di cancellare parole chiavi, di poi cancellare la parola chiave classe e il tuo codice non può avere le classi, va bene. Puoi anche cancellare delete. Overloading ti permette di raccaricare il nome delle variabili, beh, questa è una ridefinizione, va bene. Anche se non si potrebbe fare perché è una cost, va bene, lasciamo perdere. Semantic naming, penso che questa roba qua, S significa che è un tipo stringa, I un tipo integer e B un tipo booleano. Mi ricordo che una cosa del genere si faceva in Visual Basic, una cosa del genere, però era più che altro una regola non scritta di convenzione, no? Che è una struttura del linguaggio. Reversing, quante volte avevo voluto fare reversing, permette di eseguire il codice nella direzione opposta. Un po' come la carta di uno, no? Porta BDX, molto simile al JSX. Non sapete cos'è il JSX? Andate a vedere il video di venerdì scorso perché l'ho spiegato. Questo invece qua DBX, va bene, ci può stare. Rich text, dire che se una variabile name in grassetto o in italico, sono in corsivo, scusate, in italico, due variabili diverse. Va bene, c'è async, cosa di cui ne avevo parlato in qualche video di Python. Lo metterò qui sopra, qua non mi ricordo in particolare quale video parlava di async. Segnale sembra una cosa una cosa molto simile agli stati di React. Qui venerdì non avevo parlato degli stati di React, quindi di use state. C'era modo di affrontarlo, magari lo farò settimana prossima. Poi c'è la funzione AI. La cosa bella di AI è che AI non usa AI. Invece, qualunque codice incompleto sarà mandato automaticamente per email a Lou Wilson, che è Luke Wilson, il creatore di Bloomberg, o comunque l'ideatore, e che vi risponderà il più presto possibile. Però c'è questa roba qua, now recruiting, perché ci sono troppi, diciamo, programmi non finiti e ha bisogno di una mano. Quindi. Bene, mi sa che qua abbiamo terminato. Le parentesi, che le parentesi non fanno niente, quindi sono come gli spazi bianchi. E quindi per gli amanti di Lisp possono utilizzare questa sintassi.
così mettiamo d'accordo tutti. Quando riguarda il Vision Pro, ho detto all'inizio del video che ve ne avrei parlato. Ricordo male, è un video su YouTube. È una trollata anche questa. Vision Pro non-stop for 1 week. And this is my review. I'm gonna tell you what's easy. Just put the Dreambird Vision Pro on your face. A friendly... Credo che sia il suo cellulare con la stampa del suo viso, comunque dei suoi occhi. La cosa figa che fa, la porto avanti perché già l'ho visto sto video, è che fa una sorta di realtà aumentata. Whether I like it or not. When it's time for FaceTime, a seamless virtual avatar is shown seamlessly, like magic, using a brand new rendering technique that... Utilizza una nuova tecnica di rendering real time, cioè mi fa scassare dalle risate. Cioè, è un video che dura meno di 2 minuti, vi consiglio di guardarlo. Se non lo dimentico, metterò il link in descrizione. Va bene, questo penso che era tutto quello che c'era da dire su Dreambird. Dunque, alla fine è bello sapere che Dreambird ancora prospera nell'internet e spero che condividiate il mio entusiasmo per questo linguaggio di programmazione. Perché non si sa mai se un giorno diventi un nuovo standard di tutta l'industria dell'informatica. Grazie come al solito per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!